Salve, sono Sergio Malavasi di maremagno.com e della libreria Malavasi e oggi ho il piacere di parlarvi di una cosa curiosa, e cioè che nel Settecento si divertivano a fare dei falsi che erano contemporaneamente veri, nel senso che erano anche dichiarati. Più precisamente c'è un'edizione strepitosa perché è diciamo, l'edizio Princeps della Decamerone del Boccaccio, che è la cosiddetta ventisettana, di cui qua abbiamo un esemplare. C'è il suo frontespizio, ci sono le pagine senza illustrazioni. E poi termina con questa immagine. Quando nel Settecento hanno ripreso la ventisettana, e qua abbiamo un bel esemplare che ci è stato gentilmente fornito dalla libreria SEAB di Bologna, che qua ringrazio, esemplare che tra l'altro ha questa curiosità, ha un bel dorso con fregi in oro e questa etichetta con su scritto proibito, perché il Decamerone faceva ancora questo effetto ancora nel Settecento. Ora, questo falso ha queste caratteristiche, è stato ripreso a partire dal suo frontespizio in maniera praticamente identica, le pagine iniziano e finiscono con la stessa parola dell'originale, hanno avuto il buon gusto però, e sono stati in questo bravissimi, a dichiarare che era un falso, perché sul retro della pagina del frontespizio hanno scritto esplicitamente Londra per Tommaso Edwin 1725. Non fosse stata per questa dichiarazione esplicita, qualcuno avrebbe potuto prendere questo libro e, vista l'interesse e l'importanza della ventisettana, spacciarlo per originale, perché oggettivamente è identico, a parte il fatto che c'è questa dichiarazione di stampa del Settecento, e a parte anche il fatto che nell'originale la stampa è in corsivo e qua è in tondo. Vi ringrazio dell'attenzione. Arrivederci.